Bene, cari amici, eccoci qui con la 40ª puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento, trasmissione creata, condotta, fatta tutta da Alfredo Story, il caro amico Alfredo. 40ª puntata, questa sera, come potete vedere già chi ci guarda sulla web TV, avremo un ospite in trasmissione, ma ve ne parlerà tutto Alfredo. Alfredo, vuoi salutare i nostri ascoltatori nel frattempo, che poi passiamo alla rassegna stampa? Benissimo, carissimi amici, un caro saluto, siamo ritornati sulle nostre frequenze, nel nostro programma. Stasera una serata, come ho annunciato via Facebook, speciale, perché parliamo di un argomento che è veramente stato cancellato dalle nostre menti. E la buona educazione, o alla francese bon ton, che non vuol dire buona tonnellata, ma anche se ne avessimo qualche chilo di educazione, penso che non sia male la cosa. Quindi abbiamo qua il dottor Alberto Presutti, un caro amico da tantissimi anni, e dopo la rassegna stampa inizieremo una, penso, simpaticissima chiacchierata. A te, Rosario. Benissimo, Alfredo. Allora voglio ricordare i nostri amici, per chi si trovasse, volesse telefonarci mentre siamo in diretta e al limite porre qualche domanda sia all'ospite che a te, Alfredo, può fare chiamando il numero 0422 1626 622. Invece, per chi non usa il telefono ma la chat, può fare le domande tramite la nostra chat, che trovate sia sul sito di radioscience.it che su radiorenoweb.it. Vero Alfredo? Sì. O sbaglio il domenico? No, è questa nuova emittente che fa parte di un network che ogni giorno si sta allargando, partendo dall'amico Rosario e da radioscience.it. Perfetto, e appunto, come dicevi, caro Alfredo, questa sera andremo a reti unificate, oltre certo. Radio Science, la rete unificata, le famose reti unificate Radio Reno Web dell'amico Alfredo, poi ci sta l'altra emittente di Massimo Bonella, Radio Favaro Veneto, che è un emittente in beta test, e poi abbiamo Radio Sismondi Libri, sempre che fanno parte del network. Chi invece volesse seguirci sulla web TV lo può fare tranquillamente, sia sul sito di Radio Science che su radiorenoweb.it, perché c'è il player anche per vedere la TV. E allora iniziamo subito, perché non voglio rubarvi molto tempo, con la rassegna stampa, perché abbiamo qualche notizia. Pochi giorni fa c'è stato il leghista Salvini, insomma, che ha detto qualcosa di brutto contro le toghe, contro i giudici, riguardo a una faccenda che ha colpito il leghista lombardo Rizzi. E a questo punto siamo arrivati al dunque, perché Lombardia, le tangenti sulla pelle dei pazienti, addirittura facevano le corone odontoiate che sono state fatte addirittura, tra virgolette, lo leggo così dal giornale, con il culo. Insomma, da un lato l'utilizzo di materiali odontoiatrico scadente per aumentare i profitti, e dall'altro pazienti indotti con modi truffaldini a utilizzare le strutture private al posto di quelle pubbliche. Così, secondo il GIP di Monza, il sistema ha portato all'arresto del consigliere leghista Lombardo Rizzi e della dentista imprenditrice Canegrati, che mettevano appunto a rischio la salute pubblica della gente. Purtroppo, pur di fare soldi, si fa e purtroppo è un vizio che sta prendendo piede. Bene, per quanto riguarda invece le unioni civili, c'è la Lega sfida il PD, insomma, dice che salti il canguro, insomma. Poi c'è il no dei Dem, il Movimento 5 Stelle
non voteremo e il Senato sospende i lavori. In poche parole, come al solito, fanno un po' di bagarre, un po' di casino, poi dopo si finisce sempre tra luce e vino. Si doveva appunto discutere la misura per far decadere tutti gli emendamenti simili, cioè compresi quelli dell'ala cattolica sulla stepchild adoption, scusate il mio inglese ma è pessimo, ma dopo l'intenzione di voto contraria dei 5 Stelle la seduta è stata rinviata a domani. Orlando ha detto che è una mossa che rende più impervia la strada. Il capogruppo dei Dem Zanda invece ha detto un voltafaccia assoluto. E anche qui siamo a farci ridere. Invece la cosa che più mi preoccupa è la Roma, l'Aquila Pescara, l'autostrada che è a rischio sismico. I deputati PD chiedono conto al ministro Delrio con un'interrogazione presentata alla Camera. Insomma, vogliono conoscere appunto le ragioni dei ritardi del Ministero delle Infrastrutture. Insomma, non si è ancora pronunciato sul Ministero sul piano economico-finanziario che appunto è stato presentato dalla società concessionaria. In ballo c'è l'adeguamento e la messa in sicurezza della 24 e della 25 dopo il terremoto del 2009. La D di Strada dei Parchi Ramadori al Fatto Quotidiano ha detto un'altra scossa della stessa entità potrebbe causare conseguenze disastrose. Facciamoci ridere addosso e facciamoci del male. Senato, grasso ai furbetti del tesserino, insomma, ci hanno messo una ministretta di grasso sui furbetti del tesserino, niente di aria. Loro corrono ai ripari dicendo andiamo al bagno, poche parole, fanno finta di andare al bagno e poi insomma se ne vanno a casa. Se fossero dipendenti statali, stando alle nuove norme del governo, dovrebbero essere licenziati entro 48 ore. Invece i senatori che lasciano il badge nello scranno e se ne vanno rischiano solo il gettone di presenza. Ma la prospettiva li preoccupa. Così Giovanardi promette mai più in TV dal martedì al giovedì, mentre la Lega sceglie la provocazione. Quando si dice che il pesce puzza la testa. Un'altra bella notizia sono le trivelle in mare. Mattarella ha firmato il decreto. Referendum il 17 d'aprile e niente election day. Il Colle fa sapere che per far svolgere la votazione nello stesso giorno dell'amministrativa servirebbe un'apposita legge. La consultazione riguarda la parte della legge che fa salve le autorizzazioni a estrarre idrocarburi fino alla fine della vita utile del giacimento. Chissà come andrà a finire questa storia, vero Alfredo? Anche? Questa è una storia interessante perché dovremmo seguirla. Noi abbiamo tanto gas, però compriamo dai paesi arabi. Grazie a Dio è calato molto qua a Bologna. La super è arrivata a 1,31 euro, cosa incredibile. E termino con tre notizie, sono uno più preoccupante dell'altra. La prima, la meno preoccupante, però preoccupa i pensionati, perché l'INPS nel 2016 prevede un rosso a 11 miliardi e addirittura nel 2017 il patrimonio si andrà sotto zero. Poi invece questa è una bella notizia perché riguarda i tumori, cioè la ricerca italiana identifica cellule killer per battere il cancro ed evitarne il ritorno. Lo studio concentrato sulle leucemie è del team di Chiara Bonini, vice direttore della divisione di immunologia, trapianti e malattie infettive della San Raffaele. È stato presentato a Washington per l'incontro annuale dell'Associazione Americana per l'Avanzamento delle Scienze e il Times ha scritto svolta rivoluzionaria. Quindi, come al solito, abbiamo delle grandi menti, ma come politici siamo vacanti come menti. E per finire, caro Alfredo, la pedofilia. Il Vaticano ha sbugiardato i vescovi. Denunciare abusi all'autorità giudiziaria è un obbligo morale, hanno detto. La pontificia commissione istituita da Papa Francesco punta il dito contro le conferenze episcopali, appunto la Chiesa italiana in primis, che nelle loro linee guida non prevedono l'obbligo di denuncia. Il testo della CEI appunto afferma che il vescovo, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l'obbligo giuridico di denunciare all'autorità statuale. Cioè, in poche parole, il vescovo, qualcuno può andargli a dire io quella lì l'ho violentata, ma il vescovo tutto viene insabbiato. Però il Papa sembra, insomma, dice non è vero, dovete denunciare, abbia detto. Bene, caro Alfredo, con questo è tutto, la rassegna stampa, ti passo
la linea, ricordando ai nostri amici sempre che potete seguire questa diretta su Radio Reno Web, su Radio Favaro Veneto e Radio Sismondi Libri, a tutte le reti unificate insieme a Radio Science. Alfredo, vai. Ok, qua ritorna il vostro Hidalgo Don Chisciotte stasera molto piacevolmente, perché come ospite ho un caro amico che ci conosciamo da penso intorno ai 13-14 anni, dai tempi della poesia e dalle associazioni qua bolognesi come Poeti ad Alta Voce e Via dei Poeti. Allora si dedicava alla poesia molto raffinata e ora lo ritroviamo sempre in tema di raffinatezza e di buona educazione, maestro di bon ton. Alberto Presutti di Firenze doc, fiorentino doc, amante della Fiorentina, come leggo nei post su Facebook. Carissimo Alberto, buonasera agli ascoltatori e grazie dell'invito. Figuriamoci, è un dovere, perché innanzitutto un dovere d'amicizia e poi un dovere perché l'argomento che tratti è un argomento molto importante, più si va avanti nel tempo e più è importante. Scusate la ripetizione. La prima domanda che ti vorrei fare: io t'ho conosciuto come poeta e ora ti ritrovo maestro di vita, e qual è stato il percorso che tu hai fatto per congiungere questi due punti? Bene, la poesia per me è stata la melodia della vita, per cui mi ha accompagnato con tanta passione per molti anni, sin da quando ero ragazzo al periodo in cui ci siamo conosciuti, e ricorderai che avevo anche la prerogativa di scrivere poesia estemporanea per eventi, e quindi per potuto in qualche modo aiutare a celebrare in maniera ancora più interessante, più indimenticabile, feste, matrimoni, eventi pubblici e privati, dove con le mie poesie scritte e composte sul momento e lasciate ai vari ospiti degli eventi in un bel foglio pergamenato con un nastrino di raso a confezionarle, ecco, era un ricordo che univa la poesia a quello, alla comunicazione. E parlo di comunicazione perché è arrivare al bon ton. Il bon ton tecnicamente non è altro che la comunicazione efficace nostra agli altri, la comunicazione di benessere che noi siamo in grado di poter trasmettere con i nostri modi, le nostre maniere agli altri, e quindi nel rispetto del vivere civile. Questo è molto interessante. Io di bon ton ricordo solo di quello di Monsignor della Casa. Il precursore. Nel 1558 esce il famoso trattato che molti non sanno, che si chiama Galateo, proprio perché il mentore di Monsignor della Casa era il vescovo Galeazzo Florimonte, che alla morte della Casa si intestò il volume, il trattato, e quindi mise il proprio nome, Galateo col TH in latino, al testo, e quindi si chiama Galateo non perché significa, non so, galante o gala, quindi cena di gala, no, è il nome proprio dell'ispiratore, di colui che ha scritto il trattato. Questo proprio non ci sarei mai arrivato. Ecco, è una curiosità che è una può curiosità. Sicuramente fa piacere. Certamente, questo indubbiamente. E com'era il Galateo di Monsignor della Casa? Era naturalmente un Galateo
dell'epoca, quindi del Medioevo, e si rivolgeva naturalmente ai cavalieri, agli uomini, perché era una società maschilista, era una società uomocentrica, le donne erano le dame delle corti o le donne del popolino che contavano veramente poco, per cui era rivolto a tutti, ai cavalieri, a coloro che frequentavano l'aristocrazia, affinché si comportassero secondo regole di rispetto, di buon ordinamento, per evitare quindi già a partire dalla tavola modi non opportuni. Quindi già lui diceva che se ci si deve soffiare il naso, evitiamo di guardare il prodotto delle proprie nari nel fazzoletto, o di stare a tavola in modo scomposto. Ma poi parlava anche di evitare i pettegolezzi, le liti e quant'altro. In pratica era un trattato su quello che erano i modi urbani in una società che di urbano aveva poco. Indubbiamente, indubbiamente. E dal Monsignor della Casa alle tue ricerche, alla tua realizzazione, ci sono stati altri passaggi o rimasto solo Monsignor della Casa fino ai giorni praticamente nostri? Beh no, vi sono stati poi una serie di specialisti che hanno affrontato quello che era l'insieme delle regole, che nel tempo poi sono andati affinandosi, perché il Galateo si affina col costume, con i tempi, col cambiamento quindi anche degli usi e dei costumi, delle consuetudini. Quindi vi sono stati nel tempo una serie di studiosi, di specialisti che hanno fatto sì che nascessero poi i tanti manuali che hanno in qualche modo riempito le librerie, e poi anche speriamo anche le librerie dei cittadini, di coloro che li hanno acquistati. E io ho alcuni volumi anche propri degli anni 60 che sono riuscito a recuperare. Sì, perché in fondo si arriva al mio manuale, che è di 4 anni fa, Bentornato Galateo, ma sicuramente successivamente deve essere sicuramente uscito qualcos'altro di qualche altro autore, anche perché poi oggi anche le wedding planner in qualche modo si sono buttate nel campo del Galateo, e quindi si sono in qualche modo lanciate nella scrittura di manuali. E quindi diciamo che sotto sotto, anche se esiste, viviamo in una società, come dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, maleducata, violenta a tutti i livelli, e sembra addirittura che più si sale di livello più l'educazione viene barattata in qualsiasi maniera, dimenticata, c'è sempre un sottobosco che cerca di alimentare questa buona educazione, questo modo, come dici giustamente tu, di convivere con gli altri, perché in definitiva il problema più importante al giorno d'oggi è convivere con gli altri, e sia fuori ma anche in famiglia. Vediamo questo dilagare di famiglie in cui non si parla più, in cui si guarda la televisione anche quando si dovrebbe parlare, questi bambini e questi ragazzi e questi adulti anche sempre attaccati al cellulare, sono certamente forme di profonda maleducazione, ma io credo poi che siano anche fonte di profonda solitudine, a mio giudizio. Concordo in pieno, e posso anche dire che le giovani generazioni non è che sono poco attente
a tutto ciò che il lavoro educazione è detta. E come dici tu giustamente, vi è un'assenza della famiglia e per altro verso una poca attenzione della scuola, però per esperienza personale io sono stato sia in dicembre che ora a fine gennaio in Sicilia, a Castelvetrano e dintorni, dove ho potuto tenere anche dei corsi di Bonton e di Galateo ai bambini delle elementari, quindi in una fascia tra i 6 e gli 8-9 anni, e li ho trovati molto attenti, curiosi, pieni di domande. Addirittura non finiva più il dopo lezione con le domande, perché tutti i bambini avevano addirittura a ritornare per fare domande dopo averne già fatta una e volevano ancora chiedere altro. Quindi ho visto che la curiosità dei bambini è veramente notevole e fa contro con quello che tante volte in famiglia vi è un disinteresse e una mancanza di cura. I bambini sono il futuro della nostra società, se noi non portiamo le buone maniere a loro rischiamo che la nostra società si depauperi del bene migliore che è l'educazione e, come dicevi tu, lo stare bene insieme. Esatto, questo è molto importante. E d'altronde, quando la famiglia era famiglia e i nostri genitori, specialmente la madre, era la maestra di bon ton, la maestra di educazione, guai che se non si seguiva, perché allora non è come adesso che i genitori, guai mai alzare le mani sui figli. Allora si poteva arrivare qualche scapaccione o qualche calcio nel sedere dai padri severi. Adesso è cambiato completamente tutto, ma è cambiato completamente tutto il mondo comunque, perché non a piè sospinto si trova questa maleducazione, come dicevamo, e questo mi incuriosisce molto, nei luoghi pubblici, nelle strutture sanitarie, nelle strutture pubbliche di servizio, chiamiamole così, tipo il comune, tipo gli uffici dove si vanno a fare documenti, dove si svolge la vita civile e sociale delle persone. E infatti mi ha curiosito molto il discorso che tu realizzi corsi anche per i dipendenti pubblici che ne hanno tanto bisogno. Sì, i dipendenti sia pubblici che coloro che lavorano al pubblico, perché sono centralini, vi sono call center che hanno anche, che sono espressioni di aziende che però si interfacciano con l'utenza privata. Sicuramente del pubblico vi è una grande carenza di attenzione a un in generale, ovviamente ci sono tante eccezioni positive, però vi è in generale una grande carenza di attenzione alla buona educazione e al rapporto con l'utente. Sembra quasi che l'utente sia un fastidio, sia qualcosa che viene a turbare quello che invece dovrebbe essere un momento così di non lavoro o comunque di lavoro che viene disturbato dall'utente. Ecco, vi è poca attenzione a fidelizzare il pubblico, perché si ritiene che il pubblico negli uffici pubblici, la posta piuttosto che il comune, è costretto a ritornarvi e quindi comunque lo si tratta, costui il cittadino è una vittima seriale del sistema. Nel privato invece c'è molta più attenzione, perché una cattiva fidelizzazione dell'utenza porta a una perdita di clientela. Esatto, questo indubbiamente è verissimo, Alberto,
Cioè, quando si è obbligati, non c'è niente da io fare. Ti dico, una grande azienda di Milano mi ha chiamato per fare un corso alle loro recepzioniste, perché si sono resi conto che la crisi che stavano attraversando passava anche attraverso queste signore che avevano grande sofferenza per la situazione purtroppo di crisi dell'azienda, e quindi non badavano più molto a quelli che erano i rapporti che intrattenevano con la clientela che chiamava il call center, e quindi ho tenuto un corso proprio legato al rapporto della etiquette telefonica. Certo. Anch'io sono un po' in questo campo, sono un po' permaloso, ecco, devo posso dire. Posso chiedere scusa se intervengo un attimo. Perché mi ha incuriosito sto discorso del corso di Bonton per i dipendenti pubblici, ma soprattutto si parlava anche di centralini, no, per società private. Sì, diciamo. Centralini, call center, recepzionisti di alberghi. Ma oggi che le società, le grosse società, prendiamo le società telefoniche maggiormente. Che brutto, no? Argomento tiri fuori, Rosario. No, è bruttissimo, ma queste società tentano di portare i loro call center all'estero. Com'è è la vero. Situazione? Cioè, perché mi capita, chiunque di noi capita, siamo disturbati da telefonate pubblicitarie, eccetera, di persone che non sanno neanche, insomma, io parlo poco l'italiano, però questi qua parlano meno di me, insomma. Ha perfettamente ragione. Ora si nota questa scelta strategica anche per motivi economici di dare in appalto a gruppi di centralini che chiamano da fuori Italia in Italia, e quindi abbiamo voci che hanno accenti orientali, che hanno accenti strani e che non ben pronunciano neanche le parole italiane, però questo è la classica il classico boomerang, perché chiaramente già le telefonate a casa sono fastidiose e violano spesso e volentieri i dettami della privacy, se poi fatte anche in maniera non congrua e poco chiara, credo che sia un modo per non incidere sulla clientela, ma anzi per farsi dei nemici. Sì, questo è verissimo, perché io scusami Rosario, vai pure avanti. No, è vero, ma poi, cioè, mi ponevo questo problema, perché anch'io è una cosa molto interessante questa volta, soprattutto per chi ha un rapporto con il pubblico, perché bisogna saper trattare, bisogna saper parlare assolutamente con il pubblico. Bisogna fidelizzare oggi il nostro pubblico, specie se siamo un'azienda privata che è in competizione con altre. Ecco, ma io credo che tutte le aziende, private o pubbliche, dovrebbero farle quando hanno rapporti con il pubblico. Questo sicuramente. Dovrebbero però farle tutti quanti, insomma, educare. La lotta tra i vari grandi, la grande distribuzione. Una volta nella grande distribuzione vi era molto meno attenzione alla formazione del personale. Spesso si andava da banconisti che erano sgarbati, poco attenti. Ora, nella grande competizione che c'è tra le varie catene della grande distribuzione, il personale viene formato, il personale gentile e attento, molto più curato nella comunicazione di un tempo. Certo, non abbiamo delle grandi vette, però si è fatto dei grandi passi in avanti. Questo è molto importante. Qui io ritorno su quel discorso che ha fatto Rosario, che veramente mi turba queste telefonate, oltre, come hai detto tu Alberto, essere sempre a sproposito, perché in orari particolari in cui sei con la famiglia, puoi essere con i figli, puoi avere il diritto di rilassarti e riposarti, di pranzare o cenare, in pratica. Esatto. E indubbiamente poi vengono proposti prodotti che possono anche interessare, ma descritti o proposti da gentili signore e signorine che non hanno una vaga idea di cosa sia la lingua italiana, o perlomeno
fanno una grande fatica. Quello esattamente. Io in maniera molto sgarbata, qua non uso il bon ton, chiudo la telefonata e amen. Mi dispiace. Basta un no grazie senza dover riabbassare, basta un no grazie, che forse è la migliore espressione di buona educazione che possiamo noi dare. No grazie, in fondo anche a tavola, quando qualcosa non è di nostro gusto dobbiamo appunto appellarla, no grazie, così come se c'è qualcosa che ci fa piacere poter mangiare, sì grazie, e usiamo poi queste parole magiche del bon ton: grazie, per favore, permesso, mi permetti, no, sì, grazie, e ecco, cerchiamo di usarle in maniera opportuna. Quest'altra volta lo farò certamente, perché hai perfettamente ragione, anche perché loro riabbassare credo che sia sgarbato. Esatto. Anche queste persone fanno un lavoro, chiudergli il telefono in faccia credo che sia maleducato e poco offensivo, quindi un no grazie credo che sia anche, dia la motivazione del nostro non interesse. Di solito io ho avuto sempre scusate se mi intrometto, ma il fatto di sbattere il telefono in faccia, l'hanno sempre sbattuto in faccia a me il telefono, ma non perché ero sgarbato, semplicemente perché dicevo: ma guardi, già sono abbonato a questa cosa qui, li buttavo senza neanche salutarmi. Sì, ripeto, perché molti call center non hanno non sono stati, diciamo, addestrati alle regole della comunicazione, perché un cliente può cambiare idea, può passare ad altro gruppo, ad altro server, ad altro provider, quindi ecco che trattare male il proprio cliente è un altro errore madornale. Sì, un'altra cosa che devo, non c'entra molto col discorso, ma questo è un discorso di organizzazione dei call center. Capita che per lo stesso prodotto ti telefonino 3-4 volte. C'è con la Sky, e qui lo dico perché è veramente stato ossessivo, ma avranno telefonato una decina di volte, forse anche più, e tutte le volte dico: ma guardi che io ho parlato ieri con voi, l'altro ieri. Ma non c'è un coordinamento che possa permettere di fare una telefonata unica e registrare la risposta e chiudere, diciamo, la pratica, non la pratica. Non ci si spiega il perché, caro Alfredo, ma è così. Lo so. Dimmi. È controproducente per l'azienda. No, io sono stato chiamato 3 volte. Per farmi l'abbonamento alla fibra ottica, quando avevo già l'abbonamento con la fibra ottica con quell'azienda. Addirittura. E mi hanno chiamato per vendermi la fibra ottica. Ecco, è uno di questi, che era dall'estero, che chiamava, si sentiva dall'accento, cioè quando gli ho detto: guardi, sono già abbonato, mi ha chiuso il telefono in faccia. Va bene. Doveva fare delle altre telefonate, Rosario, non poteva. Sì, perché loro hanno dei tempi anche, secondo me. Hanno purtroppo anche hanno anche un contingentamento di telefonate da fare, entro le quali poi, se non le fanno, non gli scatta il bonus, il premio, lo stipendio, così come loro lo devono percepire. Purtroppo anche da parte loro c'è magari un sistema un po' schiavistico. Questo sì, questo è perfettamente ragione, questa povera gente che riesce a trovare lavoro in questi call center, in effetti hanno dei turni di lavoro e di lavoro piuttosto stretti e quindi molto faticosi. E vedo, io sto sempre seguendo dal tuo sito poetando.it, un sito fatto molto bene, molto elegante anche. Ti ringrazio. Queste, il business etiquette, il global etiquette e poi no, sono queste il due il pranzo di affari, sicuramente, come certamente, si diceva prima una volta, ecco, un pranzo d'affari che va sempre più di moda, perché ormai la gente
i rappresentanti, i commercianti, eccetera, non trattano più i lavori negli uffici, ma durante i pranzi, dove invitano i futuri clienti o i forse clienti, o gli assicuratori, eccetera. Come funziona un corretto pranzo di lavoro? Innanzitutto diciamo che il pranzo, le regole per una corretta colazione di lavoro, chiamiamola così, rientra in quelle che sono le regole più generali della business etiquette, cioè il bon ton degli affari. Noi sappiamo che se il bon ton ha le regole basiche del galateo portate però a livello di comunicazione, è chiaro che il bon ton degli affari è chiamata appunto business etiquette in inglese, è l'etichetta delle regole che i professionisti devono seguire nelle relazioni che appunto professionali si tengono, e nel caso di professionisti come venditori, commerciali, ma anche qualunque professionista che abbia a incontrare per motivi di lavoro a tavola clienti, ma anche altri colleghi o persone che provengono dall'estero e che sono interessate a quello che loro producono o progettano, è chiaro che così come nessuno può permettersi di fare brutta figura a tavola quando si trova a tavola con persone che non conosce o anche che conosce ma a maggior ragione con cui è giudicato, il professionista deve ben saper gestire quella che è la colazione di lavoro, perché a tempi contingentati, perché spesso poi il cliente viene da fuori, quindi ha da riprendere il treno o l'aereo, e quindi non può il pranzo di affari essere infinito, non può durare quanto certi banchetti matrimoniali. Quindi il bravo venditore, il bravo professionista deve saper suddividere quello che è il tempo che ha a disposizione tra colloquio e vendita. Il corso che io tengo, che poi è un'esclusiva per l'Italia, è detta proprio tutti i consigli e anche da qualche segreto per poter gestire al meglio sin dal momento in cui si riceve il proprio cliente fino al momento del commiato, che è un momento importantissimo dopo il quale non si può più parlare di lavoro, quelle che sono le fasi della colazione di lavoro, della colazione di affari. E quindi è assolutamente importante saper tutte le regole, perché come ci si veste, come si sceglie il ristorante, come ci si pone nei confronti del cliente, sia dal punto di vista della comunicazione che per quello che riguarda la proposta lavorativa, come poi presentarla entro i tempi di un normale comunque dinner. E quindi sono consigli che poi fanno la differenza ai fini del successo. Qua mi lasci molto imbarazzato, perché io per etichetta pensavo che fosse solamente la scelta del coltello, della forchetta o del bicchiere più appropriato. Nel galateo normale sì, nel galateo business è invece la scelta della comunicazione, esatto. Del look, dei modi per poter gestire quello che è il momento professionale che stiamo vivendo, il momento aziendale, certo, che stiamo vivendo. Ma pensa, Alfredo, se riceviamo stranieri, se riceviamo stranieri, magari arabi, che non, con cui ci chiediamo, ma il vino in tavola lo possiamo mettere? Se riceviamo persone che non so, vengono dall'Asia piuttosto che musulmani, come mi comporto con il giapponese? Se mi lascia un biglietto da visita, come lo devo prendere? Come mi devo comportare? Ecco, io tengo corsi proprio anche per l'etichetta internazionale.
È una materia estremamente interessante, Alberto. Logicamente questi corsi poi saranno differenziati, penso, tra uomo e donna. Dunque, i corsi sono per i professionisti, quindi sia uomini che donne, e ovviamente quando io tratto la materia a tutto tondo, per cui io mi rivolgo sempre ai professionisti, che oggi grazie a Dio sono sia uomini che donne, anzi le donne stanno divenendo maggioritari nel campo del lavoro e apportando tutta la loro diciamo femminilità, tutta la loro il loro savoir-faire, la loro comunicazione, che e tante volte molto superiore a quella di noi ometti. Ho capito. Rosario, abbiamo un break musicale? Certamente, Alfredo, aspettavo soltanto, ecco, sì, certo, finisse questa parte che era molto interessante, non mi piaceva disturbare, insomma interrompere. Abbiamoci un brano. Sentiamo un brano di relax. Sì, mandiamo un brano di Michael Ellis. Ha un titolo cortissimo, si chiama LA. LA. È l'acronimo di qualcosa, forse non lo so. Comunque, LA, questo brano, sempre sotto licenza Creative Commons, quindi sul Radio Science e sul network si ascolterà solo musica con licenza Creative Commons. Alfredo, lo diciamo sempre. Ricordo a tutti gli amici che ci potete ascoltare questa sera a Reti Unificate su Radio Reno Web, su Radio Favaro, Radio Favaro Veneto, scusatemi, in beta test, e su Radio Sismondi Libri. E andiamo col brano, caro Alfredo. Ok. Away from now, but I ain't shedding any tears where I grew up. Neighborhood and Sunday school and out of the mud, I pulled myself together and left. And when I woke up in the night, touched by the soft and shimmering red light, on my way back from LA, I'm shaking my curly hair. On my way back from LA, and still smiling. On my way back from LA, I got the radio on and I listened to a song that I wrote back then. Someone like me, and then this high. Nights and days and songs and ways to play another life, another way of life, so different. Behind my eyes was so much going on. Oh, and when I woke up in the night, touched by soft and shimmering red light. Shaking my curly hair on my way back from LA, and sunglasses on my way back from LA. I got the radio on and I listened to a song that I wrote for someone I knew back then.
spinning. Ok, ritorniamo a parlare con il dottor Alberto Presutti, maestro di vita, maestro di bon ton. Oddio, maestro di vita mi fa venire in mente un'altra cosa. Ecco, appunto, lasciamolo perdere quel personaggio. De nascimento. Esatto. Maestro di bon ton, che finora ci ha illustrato cose che non immaginavamo nemmeno. Perché il bon ton ha una diramazione in tutti gli aspetti della vita, la vita privata ma anche la vita professionale, e quindi è stato uno scoppiettio di informazioni, un fuoco d'artificio di informazioni veramente interessante. Oltre a queste cose di cui abbiamo parlato, mi attirano altre due o tre domande. Sempre io sono qui, non guardando, guardando il tuo sito, la leadership chic. Dunque, la leadership, non scritta come comunemente con la SHIP, ma scritta come chic, sciccheria. Leadership è in pratica portare la leadership attraverso il bon ton, attraverso quindi le regole proprie dell'armonia, di quello che è il benessere, a quello che è il management delle aziende. Troppo spesso la leadership viene insegnata in maniera un po' troppo inquadrata, quello che io intendevo era invece riproporla con una infusione di note di bon ton che la rendessero più armoniosa, più umana e sicuramente vista anche da un punto di vista dell'eleganza, del porsi con eleganza, che secondo me è una delle caratteristiche poi del bon ton. Certamente. Andando oltre, lasciamo stare quella dei governanti, come avevamo detto prima, perché sennò rimarremo qua, faremo una tirata lunga. Siamo incagliati per tanto tempo, sì. Esatto. È interessante, ecco, la distinzione... ci hai parlato prima della tua esperienza siciliana con i bambini, con i ragazzini. Questo è molto interessante. Cosa hai insegnato? Cosa hai proposto? Dunque, io sono sceso in Sicilia chiamato da un'organizzatrice di eventi che si era resa conto che vi fosse anche un bisogno non solo negli adulti ma anche nei bambini di avere nozioni legate al galateo, soprattutto al galateo della tavola poi, e quindi ho tenuto in fine gennaio proprio un bel corso apparecchiando una tavola e facendovi sedere un 7-8 bambini, bambini e bambine ovviamente, a cui ho spiegato con un pubblico di altri bambini che poi si alternavano ovviamente seduti a questa tavola per dare a tutti l'esperienza di partecipazione, e spiegavo le regole principali dello stare a tavola in modo opportuno, educato e con rispetto dei genitori, perché lo stare a tavola significa stare per un bambino stare in famiglia, e stare in famiglia vuol dire rispettare quello che è ambito familiare, quindi genitori, se ci sono degli anziani in famiglia, quindi dei nonni, degli zii anziani, quindi il bambino deve comunque integrarsi a tavola e non essere elemento di disordine. Che questo è certamente un argomento molto importante da come viviamo l'esperienza di genitori. Vedo i miei nipoti, vedo tanti bambini che ho conosciuto durante la mia vita, o almeno l'ultima parte della mia vita, perché una volta era tutto diverso,
che fanno le gnole, come diciamo a Bologna, questo non lo voglio, questo non lo voglio, questo non lo voglio, questo mangio il dolce, eccetera. Io personalmente non mi sono mai potuto permettere di dire di non volere una cosa coi miei genitori, e la ringrazio perché sono onnivoro. E invece adesso qua i bambini prendono il sopravvento in maniera molto radicale nelle famiglie. Questo io sono convinto che sia un male, perché educare è faticoso, e quindi purtroppo i genitori di oggi, che ne hanno mille per tanti motivi, in qualche modo recedono dal ruolo di educatori a un ruolo di passivo, di testimoni di quelle gnole, come le chiami tu, e invece questo facendo il male dei loro ragazzi, perché cresceranno questi bambini in maniera un po' selvaggia in alcuni aspetti del loro essere, e ne avranno solo da averne problematica in futuro. E questo lo condivido pienamente, Alberto, perché mi ricordo mia madre non è che mi obbligasse a mangiare, però non accettavi il fatto di non lo voglio, specialmente su un mangiare che non conoscevo. Diceva: assaggialo, poi deciderai. Invece sembra che qua adesso i ragazzi lo prendano per partito preso, e non ci sia nessuna possibilità, almeno nei genitori moderni, di farli tornare indietro. Ma soprattutto i ragazzini oggi non ringraziano mai la mamma che è ai fornelli, che fa il sacrificio di cucinare, e quindi nel disdegnare il cibo offendono anche il sacrificio di una mamma che lavora, che si sacrifica e in più cerca di fare quello che è il cibo che ritengono che sia più idoneo, che può piacere ai bambini. Poi se è venuto un po' bruciacchiato, meno sale, eccetera, subito c'è la rivolta, ma questo è veramente contro ogni galateo. Questo è verissimo. E adesso l'ultima domanda, forse la più importante di tutte per noi: domani mi sposo. E qui veramente si apre un mondo. Si apre un mondo, perché il galateo matrimoniale, sia che sia rivolto alle coppie, sia come quello che tengo io rivolto agli organizzatori di matrimoni, quindi alle wedding planners, è fondamentale, perché un matrimonio gestito secondo le migliori regole del galateo matrimoniale è un matrimonio riuscito, altrimenti diviene una festa scombinata e selvaggia, dove tutti fanno come gli pare, ma soprattutto dove gli sposi non si comportano da sposi. E l'argomento è vastissimo, perché il matrimonio è l'organizzazione di un matrimonio sotto l'aspetto poi dei codici della sua organizzazione è talmente importante e vasto. Si pensi già alla scelta della lista di nozze, alla scelta dei testimoni, alla scelta del catering, della location, a quello che, a come deve essere svolto il banchetto e quant'altro. Sono tutte importanti step che il galateo aiuta ad affrontare nel migliore dei modi. Indubbiamente. Io ho avuto l'esperienza di mio figlio, di Simone, quando si è sposato a Trieste, si è sposato, e in effetti fu organizzato molto bene, e la location del pranzo fu strepitosa, perché era una villa ai confini con la Slovenia, in cima a una vallata, e in cima a una collina, e da una parte c'era la Slovenia, dall'altra parte l'Italia, un castello veramente. Siamo rimasti noi poveri mortali a bocca aperta, ma questo fa tutto merito a quel birichino di mio figlio. Tuo figlio è un grande organizzatore, e poi soprattutto una persona di classe. Non so dove abbia imparato l'organizzazione, ma
non da me né da sua madre, più che altro dagli zii. Ha imparato molto, ha saputo apprendere e utilizzare. Io qui siamo già alle 22:55 ed è stata una serata veramente simpatica e molto utile, perché abbiamo imparato e siamo venuti a conoscenza di cose che solamente lontanamente ci potevamo immaginare. Tu, Rosario, hai qualche altra domanda? No, nessuna. Cioè, sul Galateo. Io, secondo me, no, uno dovrebbe avere l'accortezza di iniziare con l'educazione, che è la parte che più mi interessa, certo. Poi ovviamente il Galateo va a completare una cosa che non conosco, purtroppo, però ci dovrebbe essere quella certa educazione fra i rapporti tra esseri umani. Allora, quella parte, il senso civico che c'era una volta e che è venuto meno. Certo, e beh, è venuto meno, secondo me, grazie alla massa di trasmissioni che hanno mandato in onda e che hanno distrutto le generazioni. E allora, concordo per questo. Però il Galateo, cioè, mi affascina il fatto che è come un sapersi comportare, poi, in effetti, no? Si deve sono codici comportamentali che ci rendono poi sicuri di noi stessi in ogni situazione, in ogni ambito, in ogni occasione. E io delle volte faccio delle figure barbine, proprio perché quindi in definitiva non riesco a comportarmi bene in certe situazioni. Così mi è venuto in mente quando parlavi tu, Rosario, il bon ton si può ritenere un ramo dell'antropologia culturale. Certo, ma io direi ancora di più, il bon ton è il motore della nostra vita. Sì, quindi è molto importante. Noi chiudiamo qua stasera, anche perché tu sei stanco di parlare, penso. Bene, io vi ringrazio, ho avuto piacere moltissimo di partecipare e ringrazio per le domande che sono state pertinenti e per anche la vostra ospitalità. Grazie a te, e se avrai voglia di partecipare più avanti ad altre serate, casomai parlando di aspetti particolari del bon ton, noi siamo sempre qua a tua disposizione. Sarebbe piacevole anche avere un riscontro con domande che magari avete modo di raccogliere con il pubblico, in modo da poter accontentare e rispondere magari ad una casistica più che a dei momenti teorici che possiamo trattare così estemporaneamente. Magari una casistica sarebbe veramente utile da affrontare, proprio per quello che possono essere i bisogni degli ascoltatori. Va bene, vedremo di organizzare. Verissimo. Una cosa in Verissimo. Questo senso, Alberto. Io vi ringrazio ancora, vi auguro buonanotte e a Anche presto. A benissimo. Grazie a lei. Grazie. Grazie un saluto a lei. Firenze. Grazie, un saluto alla vostra bella Bologna. ciao. Arrivederla. Arrivederci. Bene, caro Alfredo, ci siamo? Ci sei, Alfredo? Sì, sto leggendo che siamo ancora in linea. Benissimo, è stata una serata molto interessante, carissimi amici del nostro network, perché ormai si può parlare di nostro network. E, come sempre cerchiamo di trovare ospiti che sappiano raccontarci qualcosa di importante. Qui non si parla di gossip, non si parla di questo ha sposato quello ha fatto le corna all'altro, ma si parla di cose importanti che certo possono cercare di migliorare in qualche maniera la nostra vita. Quest'altra settimana è ancora un mistero, vedremo di trovare
qualche altro ospite, anche se ti devo dire, caro Rosario, pensavo oggi a questa cosa, ho un po' di nostalgia delle nostre chiacchierate del martedì sera. Può darsi che per una volta rimaniamo io e te a chiacchierare sugli perfetto, eventi. Sceglieremo due tre bei argomenti da parlare e da sviscerare come facciamo noi, tra il serio ma anche un po' al faceto, ecco. Il faceto, non sì, vogliamo mai essere drammatici. Certamente. Buonanotte a tutti. Come vi ricordo, poi vi ricorderà Rosario, ci saranno le repliche di questa trasmissione dove le potrete trovare su YouTube, tutta l'insieme di questa ma grande... diciamo subito, Alfredo, che questa trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento già possono rivedere la replica domani su Radio Science TV alle ore 14, domani mercoledì. Benissimo. Per quanto riguarda, poi andrà in replica sia sulla web radio e poi ovviamente potranno rivedersela con calma, con comodità su YouTube. Su Radio Reno Web la replica radio andrà in onda giovedì sera alle 22. Perfetto. Ok. Molto bene. Un abbraccio e un caro saluto e al prossimo martedì. Arrivederci a tutti, cari amici. Thank you.